Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo un attimo di estrogeni, ma non tanto dedicati all'uomo in TRT che aromatizza e che prende appunto le antiaromatasi e gli antiestrogeni, proprio come ormone, ma non nel dettaglio, è un mondo complesso, il video deve durare pochi minuti. Ricordiamoci essenzialmente che esistono tre tipi di estrogeni. Il 17 beta stradiolo è quello che noi conosciamo, che richiediamo nelle nostre analisi, che chiaramente per gli esperti dovrebbe essere dosato e cercato con dei metodi ultrasensibili, non attuabili anche per i costi, ed è l'ormone più rappresentativo nella donna non in gravidanza e che è poi responsabile anche quando c'è un suo crollo di tutti quelli che sono i sintomi, i chiari sintomi e segni della perimenopausa e della menopausa. Esiste anche un altro ormone, l'estrone. L'estrone è un ormone considerato tra virgolette cattivo, aggressivo, perché? Perché è quello prodotto molto nei tessuti adiposi ed è responsabile anche di una certa proliferazione della ghiandola mammaria in senso anche neoplastico. Essenzialmente mi fermo subito sull'estrone, l'estrone viene poi metabolizzato in vari metaboliti, fra cui ad esempio il 2-idrossiestrone, il 4-idrossiestrone e il 16-idrossiestrone. Il 2-idrossiestrone è una molecola protettiva nei confronti ad esempio della proliferazione del tumore mammario, il 16-idrossiestrone è una molecola invece favorente alla progressione del tumore mammario. E si è visto ad esempio che in donne dove vi erano livelli di estrone dosabili e intercettabili trattate con 3-endolocalbinolo e la molecola presente nelle crucifere, no? Nei broccoli, nei cavolfiori, si è visto come vi è un aumento nell'assunzione di 2-idrossiestrone, quindi questa molecola protettiva. Ecco perché quando in ambiente sportivo si parla di antiestrogeno e di DIM, stiamo adesso capendo anche quale molecola stiamo utilizzando. Torniamo a noi, oltre all'estrone, un altro estrogeno benevolo e non aggressivo è l'estriolo. L'estriolo prodotto molto durante la gravidanza nella placenta, e qua ci fa capire anche la sua benevolenza, è l'ormone che accompagna la crescita del feto, del prodotto del concepimento. Non può essere che un ormone protettivo come lo è il progesterone, che è presente chiaramente in tutti i 9 mesi della gravidanza. L'estriolo è interessante perché sembra essere proprio un ormone modulatore, nel senso che ad esempio il 17 beta estradiolo agisce su i recettori alfa e sui recettori beta della mammella. Anche qui il recettore alfa è un recettore pro crescita neoplastica, il recettore beta è un recettore protettivo. Quindi vediamo come appunto la stimolazione dei due recettori possa portare a vie diverse di un destino della persona. L'estriolo è in grado di, diciamo così, antagonizzare questi recettori estrogenici, quindi essere un benevolo antagonista estrogenico ed è quindi in grado di modulare la crescita eventualmente del tumore. Diciamo che probabilmente l'estriolo potrebbe essere, specialmente nella donna, l'ormone dominante nella terapia sostitutiva. Esiste anche un altro recettore non conosciuto, GPL30. Questo recettore purtroppo è anch'esso un recettore favorente la crescita tumorale. Quando si utilizzano molecole, parliamo chiaramente, è rivolto alla donna, ma molti uomini tendono ad usare anche queste molecole, come ad esempio il tamoxifene. Questa molecola, il tamoxifene, va a intercettare, quindi ad antagonizzare i recettori alfa e i recettori beta, ma sembra avere nel cronico una stimolazione dei recettori GPL30. Questo quindi potrebbe far sì che si perda poi quell'effetto protettivo della molecola. Ecco che in questo caso l'estriolo, andando invece a intercettare in maniera appunto desensibilizzante il recettore GPL30, potrebbe proprio essere l'ormone femminile più protettivo in tutti i sensi. Ma infatti, se poi noi andiamo a vedere, in molte terapie sostitutive, anche di tipo bioidentico, l'ormone dominante è l'estriolo. Bene, questi erano due concetti, però per capire che non esiste solo 17 beta stradiolo, sappiamo che esiste anche l'estrone potenzialmente aggressivo e sappiamo che esiste anche l'estriolo che invece è un ormone tra virgolette meno aggressivo e che potrebbe essere effettivamente l'ormone da indicare per primo in una terapia ormonale sostitutiva. Chiaramente alcuni concetti che ho detto non sono applicabili nella gestione dell'iperestrogenismo nell'uomo durante il trattamento ormonale sostitutivo. Il discorso che ho fatto sul tamoxifene riguarda le terapie ormonali nella donna, non sono i 10 giorni di Norvadex che possono indurre malattie alla mammella, così è ben chiaro, eh? Questo ci tengo a dirlo.
Il problema qual è? Che sarebbe tutto in equilibrio, ma è l'aggressione esterna, sono queste molecole, i ftalati, i bisfenoli, i pesticidi, gli erbicidi, molecole che hanno una struttura simile a quella degli estrogeni e specialmente purtroppo del 17-beta-estradiolo, che quando quindi entrano, si collegano, attivano i recettori spesso alfa della mammella. Ecco qual è il problema, che siamo circondati nella società in cui viviamo da molecole esterne, da xenoestrogeni, da estrogeni nemici che vanno a iperstimolare i recettori estrogenici nella donna. Ecco quindi che in questo momento, in questo percorso dell'umanità, spesso la donna è in una condizione di iperestrogenismo, cioè di dominanza estrogenica. Ed ecco anche l'errore qui legato all'incompetenza spesso di noi medici, che magari pensiamo subito alla menopausa, immediatamente alla terapia estrogenica sostitutiva, come se l'estrogeno fosse la salvezza di tutto. Lo è un ormone fondamentale, ma come lo sono l'estriolo, come lo sono il progesterone, come lo è il testosterone. Modulando la terapia in questo senso si può avere una vera e propria terapia sostitutiva. Bene, questo è tutto e niente, ci vediamo in un prossimo video con altri argomenti sempre legati al mondo ormonale, che è quello che ci appassiona, un po' del maschietto, un po' della femminuccia in base alle necessità. Vi saluto e auguro a tutti una buona giornata.